Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e in questo video voglio parlarvi un po' dei capelli, perché in tantissime mi chiedete sempre: mia, i capelli belli, che ci metti, tutte queste cose qua. Allora vi volevo far vedere un po' dei prodottini che uso io e ce ne stanno parecchi che non mi sono piaciuti, invece parecchi che mi sono piaciuti, ve faccio un po' vedere. Mi sono armata di una busta perché mi sono andati a piaciuti la doccia, quindi ho dovuto tutti asciugare. Allora, avendo le station, come voi sapete, io metto le station da 9 anni con la cheratina e rispondo subito alla domanda: no, non mi si rovinano, a me i capelli mi si rovinano solo e esclusivamente quando cambio colore e abusando di piastra, però comunque con le station non ci ho mai avuto problemi, non mi si sono staccati perché comunque la mia è brava, l'ho fatta da 15 anni e è specializzata solo in quello e non ho buchi, non ci ho mai avuto questi problemi, quindi io per dirvi, vi consiglio quelle che ha cheratina. Ho provato le cucite, non mi piacciono per un fattore di comodità perché comunque ti senti un malloppo qua dietro che non si asciuga mai e te scendono in 3 settimane e te li ritrovi per terra. Queste 3-4 mesi ci durano, poi dipende come li tratti. Tante se staccano e si fanno riattaccare stesse se tirano su. Io no, perché punte cioè le devasto con la piastra, sto sempre a piastra perché comunque io ho un capello riccio che vado a piastra, quindi rimane sempre un po' gretto. È per quello forse che mi sembra sempre un po' brutto e bruciato, ma in realtà ne è bruciato perché, se vi ricordate, da che c'avevo qua un pezzo così bruciato, l'ho tagliato, corti qua, ho tolto tutto il bruciato. Ma mi sono ricresciuti, raga, sono contenta. Certo, cresco. Vedete il mio? Crescono lenti, però sono cresciuti. Allora, ultimamente sono andata a comprarmi praticamente all'evento, all'incontro della Sindina. Quando ho fatto insomma l'evento Mulac, ho conosciuto una ragazza che poi ho rincontrata a Coin de Porte de Roma e lavora a uno stand e si occupa di questi prodotti qua. E insomma mi aveva regalato tanti campioncini da provare di questa marca, tra cui lo shampoo e la maschera. Provato sto shampoo e sta maschera, io appena ho lavato i capelli, avevo i capelli morbidissimi e tant'è che poi mi sono andata a comprare. Sono capitata che c'era il 20 o il 30% di sconto, per mia fortuna, perché questi prodotti sono cari e arrabbiati. Cioè, tipo, questo 29 e la maschera 24, cioè l'ira di Dio, raga. Perché, aspetta, o la maschera era 29. Vabbè, praticamente la maschera ho finita e lo shampoo sta qua. Non li ricompro perché sono cari e arrabbiati. Sono calcolate, qua c'è scritto olive. Quindi penso sia olive. Wheat enriching olive fruit and avocado oils. C'è avocado dentro. Sì, c'è avocado. Spero sia laureato. No, praticamente niente. Mi sono trovata bene, però ho riscontrato che comunque all'inizio magari erano più appena lavati morbidi, cioè avevo proprio la seta. E dopo un po', diciamo, il capello mio si è abituato a sta seta e quindi dopo un po' non la sentivo più. Se li dovessi ricomprare, comprerei la maschera perché io, diciamo, shampoo no, copio, scrauso, però cioè ci vado tanto, punto tutto sulla maschera che alla fine la maschera è quella che ti rende i capelli più morbidi, no? E quindi niente, questi due prodottini che so, tipo sarebbero un sì, però se visto il prezzo magari non li ricompro perché insomma, se pensate che con uno shampoo in Barza massimo ci andate a spendere 5-6 euro, poi ce ne ho spesi 50 con sconto, fermate un attimo. Però ecco, ho provato altri prodotti però non per i capelli, per viso di sta marca e mi sono piaciuti, ve ne parlerò perché insomma meritano. Poi allora, tempo fa ho comprato da Capello Point sta maschera perché cercavo qualcosa per i capelli, insomma. Entra una nel negozio, vedo che la commessaia chiede questi prodotti specificatamente proprio e parlava: no, mi sono trovata benissimo di qua, benissimo di là. Vedevo questa, c'aveva i capelli un po' di merda, detto tra noi, eh. Cioè, proprio brutti, crespi, insipidi. E questa diceva: no, sono buoni, non sono buoni. E tipo un po'. Cioè, io oltretutto sono anche stupida perché ho detto:
Cioè, hai visto, vedi una pubblicità del mascara che te, cioè, praticamente la modella si attacca alle ciglia finte, però tu vedi ste ciglie chilometri e dici no, cazzo, voglio provare quel mascara, ma in realtà sai che è ciglia finta. No, là io, quella, io ho visto i capelli di merda che lei decantava tanto, cioè, proprio pareva tipo una pecora, regà. Non si sa che erano, se lisci, se ricci, se gonfi, non si sa che erano. Lei, no, mi sono trovata bene, mi sono trovata bene. Allora io ho pensato, stupidamente, magari prima c'aveva peggio. E mo per lei, cioè essendo abituata al peggio, per lei quello è figo, no? Vabbè, insomma, provo questi prodotti. Sta maschera l'ho finita e questa qua è alla cheratina. Sì, mi è piaciucchiata, però niente di che. E avendo parlato con un'amica mia che mi ha consigliato quei shampoo, che sono tutti naturali, quelli là costosi, io ho fatto vedere l'inci, mi ha detto qualche schifezzina c'è. Ve lo dico perché se qualcuno è fissata di voi ve lo dico, però io non sono fissata, me ne frega niente. E ha detto qualche cosa di schifezzina c'è sta. Mentre lo shampoo fatto così, cioè come dice, c'è scritto questo, di sta marca così, ha detto è completamente buono, cioè è tutto buono c'è dentro, no? E lo shampoo ho finito, però mia madre l'ha buttato, quindi non ve lo posso far vedere, è un boccione lungo. E pure con shampoo mi sono trovata bene. Con sta maschera però ne avevo presa un'altra perché c'era offerta se piavi tre pezzi. Ed è quella che sto usando mo sti giorni. E con quella che è all'argan, mi pare, mi trovo meglio. Sì. Allora, crema argan. Questa c'era scritto per capelli fragili e trattati. Qua c'è scritto per capelli secchi e danneggiati. Questa, oltre che profuma di più, mi piace proprio come lascia i capelli. Io ho fatto un buchetto, la sto usando, è arancione. Se riesco, vi faccio leggere l'inci. Magari fate un fermo immagine, insomma. E niente, questa io la consiglio, questa gialla. Poi mi sono trovata da Dio, infatti questa è la quinta che ricompro, se non la sesta, con sta crema qua da Aglenova. Praticamente Aglenova è una marca che trovate sia nei casalinghi sia dai cinesi, no? E uno è un po' scettico perché, cioè, oddio, la roba dei cinesi la mette da una testa. Però col fatto che stava pure nei casalinghi, allora ho detto ma proviamola. Poi ne avevo sentito parlare bene, l'inci mi hanno detto che è buono, senza parabeni, roba varia, al cocco, idratante. Io ho pagato 1,60 euro, ma se cercate bene la trovate pure a 99 centesimi. Beh, raga, io mi trovo da Dio, c'ha un profumo paradisiaco e mi fa i capelli veramente morbidi. Infatti questa non la lascerò mai. Quindi questa straconsigliata. Poi, che altro c'ho da farvi vedere? Una cosa, oddio, mi casca tutto. Una cosa essenziale che io uso perché ho le Stescio sono i semi d'elino, insomma gli oli che t'ammorbidiscono i capelli. Quelli io senza quelli per dire che ne so, donna addormita qualcuno e so che magari non è abituata a usarli, mi porto appresso. Cioè magari gli shampoo mi adatto perché so. Cioè, per me lo shampoo vale un altro, non sono molto accorta su queste cose. Ecco, mo ho fatto di quelli perché mi era preso il periodo di fissazione. Però io quello che mi capita uso, basta che dice capelli lisci, io uso. E marche più commerciali, Pantene, Fruittis, Sunsilk, Herbalife, sì, Herbalife, Herbal Essence, quello che mi capita. Però ecco, i semi di lino mi doppia e uso sempre questi Argan. Questi già ho ricomprati 2 volte, ho pagato 18 euro, sempre da Capello Point, infatti la marca è quella, vedete qua, Cipilla. E con questi mi trovo benissimo. Avevo visto un video di Camilla dove aveva parlato bene del suo prodotto. Io l'avevo comprato già da prima, è un siero SOS doppio punte da Garnier. Lei ne parla molto bene. Io sinceramente, vedete, è finito proprio, fino all'ultima goccia. A me sto coso non mi piace, cioè io non ve lo consiglio proprio perché mi pare costa 7 euro, ma cioè qua, cioè SOS doppio punto, a me doppio punto è una chiusa, cioè no, anche quintuple punte. No, in realtà no, che lo metto o non lo metto io non ho visto differenza, eppure cioè ho finito tutto e sto 50 ml, quindi io questo personalmente non ve lo consiglio. Beh, volevo consigliare questo che è un profumino per capelli a vaniglia. Praticamente ve lo spruzzate per profumare i capelli come se avete appena lavati. Certo, se avete l'olio sasso in testa, che ci mettete questo, cioè, lavateveli. Però no, ve lo consiglio perché è veramente buono. Mi pare ho pagato 12 euro, 15. L'ho preso da Umarò, non mi ricordo. Colors, no?
Beauty & Co. Artiburtino. Che però mi pare perché è di Roma sta pure a Fiumicino. Se non sbaglio. Ce ne stanno due a Roma, mi pare. Comunque no, buonissimo. C'ho pure sto siero, sto spray, il protettore, il termoprotettore. C'ho palette testa nera. Se avete uno spray, protettore da consigliarmi, scrivetemelo nei commenti. Io sinceramente non noto differenza, manco con questo, però ogni tanto per optional lo uso, mi autoconvinco che funziona. Un prodotto con cui mi sono trovata bene è questo qua di testa nera Gliss, che praticamente lo agitate e voi spruzzate. Qua c'è scritto con cheratina liquida, seta fluida. Praticamente c'è scritto capelli sciupati senza vitalità. Io quando metto questo mi vedo i capelli più lucenti. Poi sarà che comunque col nero, se ci metti i prodottini, i capelli luccicano proprio, sono più belli. Magari, sì, vabbè, sono gusti, a me piacciono i biondi, però sono più belli nel senso che è più, avendo un colore unico, una piega, un capello più luminoso con colore omogeneo, capito? Magari il biondo c'ha le mesh, cose, no? Questi mi fa più luminosi, quindi se lo trovate al supermercato, questo lo consiglio, provatelo. Certo, è vero, dice cheratina liquida, però, raga, se non fate impacco del parrucchiere di cheratina proprio, cheratina pura, ste cose che c'è scritto cheratina, non è vero niente, perché non è vero niente. E niente, questi erano un po' dei prodottini che io sto usando nell'ultimo periodo che vi volevo consigliare, no? Parlando di Station, praticamente sono stata omaggiata da un'azienda che si chiama Irresistible Me. Mi volevano un via un ferro, però io ho detto no, io il ferro non lo voglio. Mi sono presa queste asciughe mollettine e avendo le mie, non, sì, l'ho usata in me perché tipo ogni tanto mi piace il periodo buttons, proprio che voglio uscire con una capoccia tipo enorme, tipo a leone, no? Quindi mi metto tipo incastrate qua sopra, c'ho tipo una capocciona e poi mi godono pure dell'altro. Però niente, per farvi vedere, ho preso Denise come cavia e gliel'ho montata a lei, così vedete anche com'è l'applicazione. Praticamente. Vabbè, a lei non gli ho cotonati perché aveva sudato, quindi c'aveva un po' da ricciati dietro. Però ecco, se c'avete lisci, piate il pettinino, cotonate la parte e poi ci infilate il gancetto e chiudete. Però ecco, io ho montato a lei per farvi vedere l'effetto, perché queste sono Estation che praticamente fanno effetto voluminoso. Infatti sono un sacco cicciotte, cioè te metti. Calcolate dentro, non mi ricordo quante ce ne stanno, poi magari vi scrivo in sovraimpressione che dopo io conto, non perdo tempo adesso. E cioè, vi dico, sono troppe, cioè, per una capoccia, cioè, ti viene una capoccia veramente enorme, infatti vedrete la differenza con Denise, io ho fatto pure una ripresa del prima e dopo, per vedere la differenza, ecco. Se siete scettiche sul mettere queste con la cheratina, queste K-Clip sono una valida alternativa. Io ogni tanto uso, però ecco, per comodità mia, perché vado sempre di corsa, non c'ho tempo da sta staccare e rimontare. Però me le sono fatte inviare perché ogni tanto ci sta che mi stufo di queste, magari mi voglio fare un mese senza e allora mi metto queste qua di scorta. Per le Station ovviamente vi ho consigliato i semi di lino perché li ammorbidiscono, perché sennò le Station tende a increspasse. E mi raccomando, pettinatela con questo tipo di spazzole, che queste servono apposta per pettinare Station. Oddio, so, io la reputo un po' una spazzoletta finta perché ha questi denti così molli che dici questa se deve spicciare non acchiappa niente. Certo, se dovete spicciarvi i capelli questa non è proprio consigliata perché non spiccia, però se li dovete pettinare, questa va più che bene, è fatta apposta. Io ho calcolato, ho comprata su AliExpress, ho pagato 2,30 euro, cioè una cazzata proprio. Però ci ho pure fatta spazzola normale con il manico lungo da Sogap che mi avevano inviata parecchi mesi fa. E niente, io vi lascio al video d'applicazione, visto che ho registrato qualche giorno fa, spero che sia venuto decentemente. Se non parlo e metto la musichetta, vuol dire che è andata qualcosa storto nel mentre parlavo. Quindi cotonate col pettinino
e mette dei dentini e rispettate insomma le fasce, partendo magari da quella piccola qua dietro la nuca, perché se ci andate a mettere quella lunga qua dietro ovviamente vi arriva alle orecchie e non va bene. E poi tipo a st'altezza mettete quella più lunga, quelle più piccole ai lati, insomma vi fate la testa. Se parlo meglio sarebbe cosa gradita, buona e giusta. E niente, ci vediamo fra poco. Bene, ho diviso la testa nella prima ciocca aiutandomi col pettine. Prendo la prima fascia con tre dentini e di solito va cotonata un pochetto il capello, però Denise è riccia perché è nata sulla moto, quindi già c'ha la cotonata naturale. Allora, ci fate caso ma c'è un botto di capelli? Prendete i capelli fatti così e chiudete la mollettina. Marò, aspetta, e così con l'altre due, così poi su tutta la testa, perché andate a separare e attaccate le station, quindi voglio avere anche un capoccione gigante. Basto, capelli, tutto ciò che riguarda il beauty mi piace, lo sapete? E l'azienda di queste station mi ha lasciato per voi un piccolo sconto che trovate qui sotto nell'info box, insomma, col sito e tutti i dettagli. Fammi ricordare se vedo di qualcos'altro. Ah, volevo aggiungere pure, volevo dire che ogni tanto io faccio una maschera ai capelli, che è roba che ho in casa, Pio. Una maschera, un balsamo, insomma, che mi fa da base. Ci vado a mettere l'olio d'oliva, un cucchiaio di miele e poi ci metto una spruzzata di olio di mandorle e mischio tutto e mo tengo un'ora, 2 ore in testa e poi mi vado a lavare i capelli più morbidi. Certo, non fate sta cosa insomma, sulla radice, se no vi si unge la testa tipo a morire. Poi altro che olio sasso in testa, cioè avete tutti oli di diverse marche, Monini, olio cuore, chi più ne metta. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, consigliatemi tutti i prodotti che vi pare, perché tanto io sono curiosa, mi vado a comprare sicuro. Consigliatemi i spray protettori e se siete fanatiche di queste maschere fatte in casa, consigliatemi una maschera che può andare bene per i miei capelli un po' gretti. Spero niente di complicato perché io non ci capisco a comprare roba strana, tipo c'è Carlita Dolce che fa tutti quei intrui che a me mi piace da guardare, però io su quei siti andiamo a comprare i cosi, non ci capisco niente, quindi alla fine mi guardo i video ma lascio perdere perché è macello. Se trovate maschere da consigliarmi fatte in casa con prodotti insomma reperibili al supermercato, ben venga, fatemi sapere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!